Ha ucciso un innocente killer del clan in carcere. Nuovi sviluppi sul duplice omicidio a Ponticelli. Rotto il patto tra i De Micco e i De Martino. Una delle due vittime era un operaio non legato alla malavita. Convalidato il fermo dell'assassino che ha agito da solo. Sicurezza a Napoli, allarme dei commercianti, negozianti e cittadini si ribellano per l'emergenza criminalità che si vive in città. A Piazza Trieste e Trento flash mob di protesta, Confesercenti incontra il prefetto Palumba. A breve arriverà la stretta, più controlli e telecamere in centro. Covid, meno nuovi casi ma ricoveri in aumento. Nell'ultima settimana sono calati del 20% i contagi in Campania, ma la Fondazione Gimbe registra un aumento dei ricoveri. A 8 Channel il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli ammette ospedali in difficoltà. Salerno, emergenza incendi, record di interventi, la Campania brucia e si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco. Nel Salernitano nel solo mese di luglio si contano 300 interventi. La comandante provinciale Rosa Deliseo assicura: pronti ad affrontare le emergenze dell'estate. Acqua, Sannio Autonomo, Mastella, svolta storica, lato distretto Irpino-Sannita ha dato il via libera alla scissione tra le due province, il sindaco di Benevento parla di momento storico per il territorio e il vicepresidente della provincia annuncia ora un ente idrico autonomo. Avellino, dopo 40 anni addio al rudere al corso, buchi neri e opere pubbliche, arriva la svolta, riparte il cantiere di Piazza Castello e va giù lo storico palazzo del Bar Fraps al corso, verrà salvaguardato il portoncino, l'idea è quella di conservarlo a Villa Mendola. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura la cronaca, il duplice omicidio a Ponticelli, rotto il patto tra i De Micco e i De Martino, ucciso anche un innocente, fermato il killer. Sentiamo. Già da alcune settimane a Ponticelli, quartiere polveriera della periferia est di Napoli, non si respirava un clima sereno. Dai piani alti del clan De Micco era partito l'ordine che gli alleati del gruppo De Martino non erano più considerati tali e pertanto, senza se e senza ma, dovevano abbandonare la zona. Una vera e propria cacciata davanti al quale Carlo Esposito ha invece preferito fare di testa propria. Non solo è rimasto nel rione Fiat, ormai ex roccaforte di De Martino, ma avrebbe anche occupato l'appartamento al piano terra, un tempo nella disponibilità di Giovanni Palumbo, elemento di spicco dell'ex cartello De Micco De Martino. Uno sgarro che la cosca di San Rocco ha deciso di regolare con un micidiale agguato. Ad andarci di mezzo però è stato anche un innocente, Antimo Imperatore, 55 anni, la cui unica colpa è stata quella di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Quando i killer sono entrati in azione, infatti, stava installando una zanzariera nel basso e per lui non c'è stata alcuna possibilità di scampo. I parenti dell'operaio sono scesi subito in strada manifestando tutta la loro rabbia. Chiedete nel parco il signor imperatore, Antimo, chi era? Lo chiamavano, Antimo, mi vuoi aggiustare un rubinetto? Antimo, ti daggerà un pacchetto di sigarette. Mio fratello sta a 40 anni qua e questa pasta non ci mangio con nessuno. È sempre lavorato torno a turno per buscare un pacchetto di sigarette. E grazie alle tempestive indagini condotte dai carabinieri, la fuga di uno degli autori del delitto è durata poco. Antonio Pipolo, 37enne pluripregiudicato, si è infatti costituito dopo poche ore e ha ammesso di essere stato lui a sparare, di essersi consegnato per la paura di ritorsioni. E a Napoli è allarme sicurezza e rapine, commercianti e cittadini si ribellano, a Piazza Trieste e Trento un flash mob di protesta. Rossella Strianese. Le immagini della rapina con pistola alla nuca ai tavolini del bar di Piazza Trieste e Trento ai danni di un turista svizzero hanno fatto il giro del web. A sorprendere non è solo il fatto che il malvivente, una volta che si è accorto dello scarso valore dell'orologio, ha mandato un ragazzo a restituirlo, ma è la modalità in cui tutto questo è avvenuto in pieno centro a far scattare indignazione e paura. Questa mattina davanti al caffè commercianti e cittadini hanno organizzato un flash mob di protesta. La nostra è un'iniziativa di sensibilizzazione nei confronti di un sistema che sta esplodendo. Qua ci troviamo a 2 metri dalla prefettura e le telecamere sotto la prefettura non funzionano, le telecamere non funzionano, la luce non funziona qui. Il video dimostra che certi personaggi non hanno nemmeno più paura delle telecamere. Viso scoperto, insomma. Questo ci fa pensare che stiano prendendo un po' troppo, diciamo, sicurezza. Noi non ci vogliamo abituare a questo.
Confesercenti si dice pronta a pagare per la videosorveglianza. Stamane i titolari del caffè colpito, insieme al presidente Schiavo, hanno incontrato il prefetto. Gli imprenditori devono impegnarsi per poter fare bene il loro mestiere. Non possono fare gli sceriffi nella nostra città, questo se ne deve occupare sicuramente lo Stato, e stamattina chiediamo a gran voce che lo Stato scenda in campo. L'abbiamo già dato la disponibilità al prefetto, Confesercenti è disponibile a poter mettere le sue economie, qualora ce ne fossero bisogno, per poter garantire alla prefettura qualsiasi tipo di forma di contributo economico necessario. Si torna al voto in Italia. Il premier Mario Draghi si è dimesso. Al nostro microfono le reazioni dei cittadini campani alla crisi di governo. Vediamo. Finisce il governo Draghi, il premier si è dimesso e si va dunque verso il voto anticipato. Sentiamo come hanno preso la crisi politica i cittadini. Una grande delusione. Una persona seria c'era in Italia, l'hanno mandato via. Siamo in mano ai Salvini, ai Berlusconi. Sarà tosta, sarà molto tosta. Purtroppo mi dispiace, perché ci sono persone per bene che potrebbero anche mandare avanti delle cose in un certo modo. Siamo punte da capo. Sono rimasto, diciamo, un po' scioccato che non sia caduto prima. Hanno fatto molti danni in questi ultimi anni, tra cui anche il reddito di cittadinanza, che secondo me è stato gestito malissimo, e il super bonus, anche gestito malissimo, anche il super bonus. Draghi si è comportato benissimo, insomma, poi ci sono fattori politici che noi non siamo addentro a queste cose, quindi sicuramente politicamente è stato, cioè c'è la crisi. Grande delusione, perché in un momento così difficile provocare la caduta del governo è un disastro totale. Eravamo stati così fortunati ad avere Draghi e nessuno è all'altezza di sostituirlo. E sul voto anticipato ecco la reazione dei campani. Abbiamo alternative? Non abbiamo alternative. Grave che abbiamo perso credibilità internazionale. Dobbiamo ringraziare i 5 Stelle per la loro insipienza, dobbiamo ringraziare Salvini e Berlusconi, perché con il loro cinismo per andare alle elezioni in un momento che pensano possa essere favorevole, non hanno pensato a tutti gli italiani. Corteo di protesta di oltre 100 trattori degli allevatori bufalini del Casertano che hanno manifestato contro il piano regionale di eradicazione della brucellosi e della TBC bufalina. In 10 anni, ha denunciato il coordinamento degli allevatori, sono stati abbattuti per sospetta infezione oltre 100.000 capi, risultati poi sani. Hanno chiuso oltre 300 aziende e la brucella è aumentata di 20 volte. I trattori, una bara e una banda funebre hanno raggiunto insieme ai sindaci del territorio e ai manifestanti la città di Napoli per dirigersi sotto Palazzo Santa Lucia. Tra gli amministratori presenti anche il capogruppo e consiglio regionale della Lega, Giampiero Zinzi, da sempre attento alle istanze degli allevatori. Il Covid adesso, nell'ultima settimana sono calati del 20% i contagi in Campania, ma la Fondazione Gimbe registra un aumento dei ricoveri. Vediamo. Sono dati contrastanti quelli che la Fondazione Gimbe consegna per la pandemia in Campania. Nell'ultima settimana i contagi Covid sono calati di quasi il 19%. Nel report però si registra anche una percentuale superiore alla media nazionale dei ricoveri, sia in terapia intensiva che in area medica. Nelle province di Avellino e Salerno l'incidenza più alta per numero di abitanti, cui seguono Caserta, Napoli e Benevento. In Irpinia i numeri sono allarmanti. L'ASL ha comunicato la positività di 700 persone su poco più di 2.600 tamponi. Avellino città torna a superare i 100 casi. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, raccomanda prudenza. Luglio 2021, luglio 2022, i numeri si sono moltiplicati per 50, vuol dire molti più positivi. Per fortuna ci sono le vaccinazioni, i monoclonali e gli antivirali, ma vuol dire che comunque una percentuale va a finire in ospedale. Che bisogna, secondo me, continuare a usare le mascherine negli ambienti chiusi, continuare la vita sociale tranquillamente, non ci sono problemi, ma bisogna usare le precauzioni. Allo stesso tempo, la guida dei camici bianchi partenopei non nasconde le criticità negli ospedali campani. In questo momento tra il 15 e il 20% della popolazione sanitaria è ammalato di Covid con sintomatologia. Coniugato alle ferie significa un'ulteriore decurtazione di personale e carichi di lavoro enormi per tutti i medici e il personale sanitario.
2.000 banconote false da 20 e 50 euro per un valore complessivo di oltre 70.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Avellino. Nel corso dei servizi di controllo sul tratto autostradale della A1, i militari hanno fermato nel territorio di Afragola un'auto condotta da un cittadino albanese residente in provincia di Alessandria. Insospettiti dal suo comportamento, hanno deciso di approfondire i controlli sul veicolo presso la sede del Comando Provinciale di Avellino. Nell'intercapedine dello sportello della Fiat Punto sono state trovate le mazzette di banconote abilmente contraffatte che avrebbero facilmente tratto in inganno i non esperti. L'uomo è stato arrestato. L'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, in Valle Caudina a Cervinara per il Festival Culturale Opulenzia, ha rimarcato il suo impegno per Napoli nei 10 anni da sindaco. Vediamo. Mai nessun sindaco ha retto i 2 mandati come ho fatto io, Luigi De Magistris, ex magistrato e già sindaco di Napoli, ieri sera in Valle Caudina, ha acceso i riflettori sul panorama politico ed ha rimarcato il suo operato da primo cittadino di una Napoli trovata all'epoca allo sbando. Sono stati 10 anni che hanno portato, tra mille difficoltà e problemi, al riscatto di una città che 10 anni fa era umiliata, mortificata, seppellita da rifiuti, poi invece invasa da cultura, turisti, energia, partecipazione, giovani senza soldi, un'esperienza politica autonoma, al di fuori dei grandi partiti, molto osteggiata dal potere, ma molto partecipata dalla gente. Occasione per fare il punto della situazione è stato il Festival Culturale Opulenzia, organizzato per creare una vera rete di comuni irpini e sanniti della Valle Caudina. De Magistris ha poi rilanciato un nuovo progetto politico. Stiamo costruendo questo laboratorio verso l'Unione Popolare, cioè mettere insieme i non allineati, quelli che non si riconoscono nel draghismo, quelli che vogliono pace e non guerra, ambiente e non distruzione, uguaglianza e non disuguaglianza, lotta alla mafia e non compromesso morale, intervenire sui salari dei lavoratori, sulla disoccupazione. L'ex magistrato ha l'amaro in bocca quando parla della sua carriera da uomo della giustizia. Io avrei continuato a fare il magistrato, ma quando stavo in Calabria, con il tritolo istituzionale, con i tradimenti di Stato, attraverso magistrati corrotti e collusi, sono stato fermato. E ora il caso della scomparsa di Domenico Manzo in Irpinia. Il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, ha lanciato un duro monito. C'è stata troppa omertà. Paola Iandolo. Chissà parli, questo è il messaggio lanciato dal procuratore di Avellino Domenico Airoma a margine della manifestazione di inaugurazione della piazzetta dedicata al giudice Libatino a Montefredane. Il capo degli inquirenti avellinesi ha lanciato un duro monito a tutti coloro implicati nella vicenda della scomparsa di Domenico Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra. Personalmente censuro appunto questa omertà, che è l'esatto contrario della giustizia, l'esatto contrario. Diceva Livatino, non è un affare di pochi magistrati, è un affare di tutti quanti noi, di tutti. E quindi se io non dico la verità, sto facendo qualcosa di ingiusto nei confronti dell'altro. Intanto, nella giornata di ieri è stata ascoltata una testimone chiave. Si tratta di un'amica della figlia di Mimì, ultima persona a vedere l'uomo prima che sparisse nel nulla. La ragazza ha riferito tutti i particolari di quella sera e ha descritto tutti i partecipanti. Inoltre, i carabinieri del nucleo investigativo l'hanno ascoltata riguardo le immagini della videosorveglianza analizzate in questi giorni. Dai frame, la giovane ha riconosciuto tutti i conducenti delle vetture che transitano nella zona in cui è scomparso Manzo. La Campania brucia, si moltiplicano le operazioni dei vigili del fuoco. In queste ore situazione difficile soprattutto nel Casertano. A Salerno nel solo mese di luglio si contano quasi 300 interventi. Vediamo. L'afa e il caldo che hanno determinato un clima secco da mesi creano le condizioni ideali per gli incendi. Anche per questo motivo la Regione Campania ha attivato la task force d'emergenza. In queste ore il fronte di fuoco sta interessando soprattutto l'area casertana. Bruciano i monti ed i boschi da Maddaloni a Montemassico. Situazione complicata anche nel Salernitano, dove sono quasi 300 le richieste di intervento arrivate finora al comando provinciale. Per noi i vigili del fuoco sono incendi di vario genere, non solo incendi di alta quota boschiva,
dove voi sapete che per legge il coordinamento è della Regione Campania, per cui noi facciamo parte di uno schema operativo che è quello regionale, con delle squadre aggiuntive che operano nella parte alta, nei boschi, come Vigili del Fuoco, Pesserpaglie, tutto ciò che attiene la vegetazione. Siamo già a quota 280 in questo breve periodo di luglio. Quindi purtroppo il lavoro in estate aumenta tantissimo, aumenta la categoria degli incendi che viene caratterizzata non solo dalla vegetazione ma purtroppo anche da altre situazioni che riguardano capannoni industriali, attività agricole, serre. Ma l'attività dei caschi rossi è incessante e non si limita solo agli incendi. La sala operativa di Salerno risponde anche alle emergenze in mare o sui sentieri del trekking. I presidi acquatici non sono altro che delle strutture operative costituite dalle cosiddette PVC, che sono le moto d'acqua, con due soccorritori acquatici. Il distretto idrico Irpino-Sannita non esiste più. Dopo il via libera all'unanimità dal Consiglio d'ambito alla scissione delle due province, il sindaco Mastella parla di momento storico per il territorio. Vediamo. La scelta all'unanimità del Consiglio dell'ente idrico campano Calore Irpino di scindere le due province e dotare Benevento di un distretto idrico autonomo rappresenta un momento storico per il nostro territorio. Così il sindaco del capoluogo sannita, Clemente Mastella, l'indomani della riunione dell'assemblea che ha votato per la scissione delle due realtà. Una cosa storica, pur riconoscendo le ragioni, diciamo, delle difficoltà che annovera l'Alto Calore, però credo che fosse giusta anche dal punto di vista della capacità di acqua. Ed anche in vista dei lavori alla diga di Campolattaro previsti nell'ambito del PNRR, Mastella ribadisce fiducia per l'autonomia dal punto di vista della risorsa idrica nel Sannio. E allora abbiamo questo potenziale di acqua, peraltro abbiamo anche altre acque, però bisogna utilizzare al meglio, quindi lato nostro è importante, che richiama a raccolto tutti i 78 comuni, diventa appetibile anche dal punto di vista, diciamo, del dato economico e anche sociale. E insomma, Benevento, in virtù anche della potabilità che sarà data eventualmente nei frangenti di difficoltà del lago di Campolattaro, e insomma avrà negli anni a venire nessuna sofferenza per quanto riguarda la siccità. Di momento storico ha parlato inoltre il vicepresidente della provincia di Benevento, Nino Lombardi, ribadendo l'importanza per il territorio di dotarsi di un ente idrico autonomo. Un risultato storico, poi le istituzioni devono soprattutto, al di là del dato politico, il dato di appartenenza, lavorare per quella che è l'efficienza di un comparto per la provincia di Benevento. Buchi neri post terremoto e opere pubbliche, arriva la svolta ad Avellino, riparte il cantiere di Piazza Castello e va giù lo storico palazzo del Bar Fraps al Corso, verrà salvaguardato il portoncino, vediamo. Arriva la svolta sui buchi neri post terremoto ad Avellino, in mattinata avviata la demolizione dell'edificio del Bar Fraps lungo Corso Vittorio Emanuele, dove ora sorgerà Palazzo Marinelli. Entro il 31/12/2023 dovrebbe finire la costruzione, sarà un fabbricato che rispetterà la sagoma del precedente fabbricato, c'è un importante studio architettonico per allineare anche l'estetica al resto del Corso Vittorio Emanuele di Avellino. Abbiamo cominciato con Palazzo Trevisani, speriamo che si acceleri, continuiamo col Fraps, palazzo storico, poi ci sarà Corso Umberto. Prima dell'abbattimento un'ultima simbolica firma sul portoncino del sindaco, dell'impresa e di Sabino Spiezia, che con Gianpietro Verosimile e altri ragazzi degli anni 80 e 90 che hanno vissuto i fasti del Fraps vogliono salvaguardare almeno la memoria storica e magari conservare quel portoncino a Villa Mendola. Si improvvisavano situazioni incredibili davanti a su questi 100 metri più belli della mia vita, che oggi sono inimmaginabili. Qui si decidevano le sorti delle trasferte dell'Avellino, oppure dell'Avenio Calcio, oppure le feste che sarebbero organizzate per Capodanno. In mattinata è stato riaperto anche il cantiere di Piazza Castello per il completamento dell'Agorà e la riqualificazione dei ruderi. Parliamo di un lavoro che dovrebbe impiegare circa 10-12 mesi per essere ultimato, e quindi finalmente avremo di nuovo Piazza Castello e poi lavoreremo anche al castello appena saranno firmati i PIX. Mentre per il tunnel il sindaco frena sull'ipotesi dell'apertura il 26 luglio. Penso che realmente siamo all'ultimo miglio, però attendiamo prima di inaugurare. I Pride tornano in Campania dopo Napoli ad ospitare i cortei arcobaleno per i diritti. Saranno Salerno il 23 luglio e Mercogliano il 30 luglio. Sarà botte.
La Campania scende ancora in campo per i diritti. Dopo Napoli, Pride tornano anche nelle province. I cortei arcobaleno per i diritti sono pronti a sfilare per le strade di Mercogliano e di Salerno, dove sabato 23 luglio arriverà anche la madrina Sandra Milo. Salerno, il comune di Salerno dimostra ancora una volta di voler appoggiare iniziative del genere sul territorio. Ringrazio l'Arcigay per le innumerevoli iniziative all'interno della nostra città. Dibattiti importanti e mi auguro che anche a livello governativo ci siano delle risposte importanti. Come gli altri anni, insomma, dopo due anni di pandemia ritorniamo in piazza, perché era importante ritornare a portare all'attenzione della comunità, della pubblica opinione, i temi degli avanzamenti dei diritti civili e dei diritti delle persone LGBT+. Come per tutte le forme di discriminazione, violenza, marginalizzazione, quando non se ne parla inevitabilmente aumenta il grado di intolleranza. L'Irpinia Pride si terrà invece a Mercogliano il prossimo 30 luglio, partenza alle 17 dal piazzale della Funicolare, per un evento che si annuncia innovativo. A differenza degli altri Pride a livello nazionale, noi abbiamo un format nostro, lo abbiamo creato, ovvero ci saranno delle tappe, delle stazioni attraverso le quali ci saranno delle testimonianze, proprio perché la cittadinanza e le persone che manifestano con noi possono venire informati di quello che stiamo andando a fare. Quindi ci saranno testimonianze di ragazzi omosessuali, di ragazzi transessuali, ma anche di genitori. In chiusura, celebrata in Irpinia e nel mondo la memoria liturgica del beato Luigi Novarese, l'apostolo dei malati, la cui opera caritatevole è partita da Ariano Irpino. Gianni Vigoroso. Una celebrazione intima e particolarmente sentita, come nello stile dei silenziosi operai della Croce, in ricordo del loro fondatore Luigi Novarese, il sacerdote proclamato beato dalla Chiesa l'11 maggio 2013, definito da tutti l'apostolo, il fratello dei malati, grazie alla sua instancabile opera partita proprio da Valle Luogo ad Ariano Irpino, dove ha sede la Casa Madre, terra a lui tanto cara, in cui avrebbe voluto riposare per sempre. Questa giornata è molto importante per noi, silenzio operai della Croce, volontari della sofferenza, anche per tutta la Chiesa. Possiamo dire che beato Luigi Novarese, noi celebriamo la sua memoria liturgica ogni 20 luglio. È così importante perché ricordiamo tutto il suo apostolato e anche perché la Chiesa ha riconosciuto Luigi Novarese come apostolo degli ammalati. Vogliamo far passare questo messaggio come nostro carisma e vedere anche per noi oggi il messaggio di Luigi Novarese, che possiamo incarnare per le sofferenze di oggi. Quali sono le sofferenze oggi che noi, silenziosi operai della Croce, possiamo aiutare queste persone a vivere, come abbiamo letto nel prefazio, queste sofferenze all'amore per condividere per la Croce di Cristo. E ci fermiamo qui con questa edizione di 8 Channel News. Grazie in regia ad Aldo Fenizia. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.